Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi andremo insieme a sostituire il sensore di temperatura a questa Lancia Y con motore 1200 Fire. Questo motore sostanzialmente ha due tipi di sensori. Per molti modelli è direttamente avvitato sul termostato, è compreso con il termostato. In altri modelli, come questo, invece è a parte. Ha una flangia che si avvita sul motore e lì si aggancia anche un manicotto del liquido. Ve lo faccio vedere. Sostanzialmente l'ho già smontato, è questo qui. Praticamente questa è la parte dove si appoggia il motore, questo è il raccordo dove va inserito il manicotto e qui dentro, non so se si riesce a intravedere, c'è la punta del sensore di temperatura. Questo qui è il connettore. Ad ogni modo, iniziamo subito il lavoro, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Allora, qui come si può vedere ho già rimosso la cassafiltro al di sopra del motore, così come il supporto delle bobine. Abbiamo già visto l'operazione quando abbiamo sostituito il termostato, molto semplice comunque. Abbiamo così molto più accesso al nostro sensore da sostituire, perché sul lato sinistro del motore praticamente poco arretrato rispetto al termostato abbiamo il connettore, mentre dalla parte posteriore del motore, lato vano motore, avremo accesso al blocco intero del sensore, che è sostanzialmente qui sotto questa piastra che fa da supporto ai fasci dei cavi, passacavi e così via. E allora iniziamo a sganciare le fascette in plastica. In pratica ce ne sono due che tengono questo passacavo corrugato e allora lo liberiamo. Chiaramente, prima di effettuare l'operazione, con la scusa svuotiamo il circuito di raffreddamento, sostituiamo il liquido e alla fine procediamo ad effettuare uno spurgo. Un bullone e un dado mantengono la piastra da rimuovere, quindi con una chiave da 10 procediamo a svitarli. Ed ecco che, spostata di lato la piastra appena rimossa, immediatamente vediamo il nostro raccordo che è tutto sporco di liquido refrigerante, pieno di residui, appunto perché perdeva. E allora, come vedete, a questa flangia è collegato da un lato il sensore di temperatura a cui sganciamo il connettore, dall'altro lato invece è collegato il manicotto che va all'interno del vano motore, più precisamente nel radiatorino del riscaldamento, e passa per la valvola di sfiato. Se vi ricordate, in un video precedente abbiamo già sostituito il raccordo con la valvolina e chiaramente i quattro manicotti collegati.
Con una chiave da 13 mm svitiamo i due bulloni che fissano il nostro raccordo. Ce ne sono due. Un bullone è nella parte superiore, questo qui, l'altro è nella parte inferiore, un po' scomodo da raggiungere. L'unico modo per svitare quel bullone al di sotto è utilizzare una chiave come questa. Questa qui a C. Ho provato sia ad S e non va bene. Ho provato chiavi a snodo, sono troppo grosse. Anche uno snodino come questo, piccolino, e non va bene nemmeno. Così non va bene. È chiaro, cricchetti semplici. Chiavi così non entrano proprio. Se avete altri metodi, fatemelo sapere, ma comunque questa qui è l'unica chiave con cui sono riuscito a svitare il bulloncino di sotto. Ed eccolo qui, questo è il bullone incriminato. Procediamo a svitare anche quest'altro di sopra, molto semplice, e rimuoviamo il nostro raccordino con sensore incorporato. Per rimuoverlo dalla sua sede, prendiamo un cacciavite e spingiamo verso il basso tutto il sensore, in questo modo. Così. Ed ecco il sensore che è venuto via. Ovviamente qui diamo una bella pulita prima di montare il sensore nuovo. Mettiamo un po' di grasso sulla guarnizione nuova prima di installare il raccordo. Mi raccomando, dobbiamo farla salire fino a su. Vedete, il supporto con il raccordo stesso devono essere alla stessa altezza. Riagganciamo il manicotto che avevamo staccato e chiaramente stringiamo la fascetta che lo tiene ancorato. Ricolleghiamo il connettore elettrico. Questa qui è la piastra che abbiamo rimosso precedentemente, a cui sono legati i cavi, fasci, tubi e così via.
Fissate tutti i cavi e i passacavi, non ci resta che riagganciare il portabobine e abbiamo concluso. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok. Passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!